Amici sportivi di Dental TV, benvenuti alla 28esima e ultima puntata di Punto Sport per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico. Ormai sono poche le squadre impegnate in questi ultime partite. C'è il Sesto Levante, c'è la Virtus Entella, c'è la Fezzanese di Alberto Rubo che sentiremo tra poco, ma vado a presentarvi gli ospiti di questa sera, una folta rappresentanza di corsari. Passiamo con Vittorio Raffo, direttore sportivo del Sesto Levante. Buonasera. E poi due giocatori rosso-blu, Simone Bettati, difensore. Buonasera. E poi Giuseppe Stancampiano, portiere del Sesto. Buonasera. E infine un gradito ritorno dopo tante settimane, Danilo Sanguinetti, giornalista del Corriere Mercantile, Gazzetta del Lunedì. Ciao Danilo. Dopo i corsari, un bucaniere. Un bucaniere ce lo mettiamo. Non sei dato da sola volta al bucaniere. Allora, iniziamo subito la trasmissione, inizio con Vittorio Raffo. Insomma, oggi c'è stato il sorteggio, si sapeva più o meno quale squadra poteva trovare il Sesto nel proprio cammino. Si pensava il Seregno, il Poggibonsi. Beh, il sorteggio ha detto Seregno, quindi si giocherà domenica questa alle ore 16 assieme al Sesto Levante. Sei contento di questo sorteggio? Sono contento di quello che abbiamo fatto ieri. Sapevamo che adesso giochiamo con squadre con potenziali notevoli, riteniamo di avere un potenziale notevole anche noi. Credo che i ragazzi siano maturi e pronti per fare un'altra impresa. Non lo dico adesso per presunzioni, ma credo che in questo momento i ragazzi abbiano dentro di loro una carica veramente importante, che mi fa sperare di fare ancora una capatina in giro per l'Italia, tutto lì. Questa è la speranza principale. Se devo completarti in modo che facciamo subito un fuoco d'artificio, sì, ti dico che la soddisfazione di ieri purtroppo oggi mi è stata praticamente cancellata da una, leggendo il comunicato del giudice sportivo che ha inflitto una sanzione di 1.500 euro. Chi era al campo ieri ha visto che è stata una giornata di festa, è stata una giornata dove la tifoseria si è comportata in maniera esemplare. Solo a fine gara è stato acceso un fumogeno, quando il direttore di gara e gli avversari erano già dentro gli spogliatoi. Sono stati esplosi due o tre mortaretti tipo i raudi sulle gradinate, e i due commissari di campo, forse per giustificare la loro trasferta in giacca e cravatta, hanno pensato bene di rilevare tutto e sanzionarci, magari omettendo di vedere due sputi in faccia presi da me da parte del settore ospiti e qualche sputo preso anche dal mio presidente, e il comportamento invece aggressivo da parte di altri non è stato neanche preso in considerazione. Ora, la squadra avversaria, finita la partita, ha applaudito il nostro pubblico. Se ci fosse stato qualcosa di veramente importante, credo che sarebbero successe altre cose. Invece, se quello che era la giornata perfetta è stata tramutata in una giornata imperfetta. Ora, leggendo il comunicato, purtroppo me lo sono anche portato dietro, ci sono 5.400 euro di sanzioni a sette squadre. Sette squadre che hanno giocato non un play-off a chi vince sale o chi perde retrocede. È stato fatto una cosa che immagino potesse essere una cosa abbastanza gioiosa da tutte le parti. Ora, se la federazione intende usare le società che come noi, che noi si accentelliniamo le spese, perché il mio presidente non li trova, cioè lavora 12 ore al giorno, stamattina alle 8 era già a Bergamo per lavoro, quindi non facciamo questo per hobby. Però se ci vogliono usare da bancomat, credo che a tirare poi la gente si stufa. Ora, noi dirigenti invece di andare a fare i consigli di Lega per andare a perdere del tempo, andiamo a parlare di problemi seri. Questi sono problemi seri perché ci sono sette squadre su nove gare sanzionate, per la maggior parte minchiate. Tra l'altro non è la prima volta che viene multato il Sesto. Oltretutto la squadra che ha preso meno ha tirato delle bottiglie piene d'acqua dalla gente, quindi ha preso solo 300 euro, quindi più ne fai meno paghi.
E questi signori qua che vengono in giacca e cravatta e ti fa, sembra che facciano la finale di Coppa dei Campioni, vorrei vedere il loro comportamento. Stranamente le squadre sanzionate sono sempre quelle nordiste, più vai in giù più aumentano di scrivere, quindi o facciamo un comportamento unico oppure poi alla fine facciamo un altro tipo di campionato, perché ora vedendo in televisione io ho visto a Crotone che sono partiti gli idranti e hanno fatto di tutto e di più una gara di Serie B. Il Crotone è stato sanzionato di 3.000 euro, qui stiamo parlando di pubblici, di professionisti. Noi 1.500 euro è un incasso medio-alto di una partita di campionato, non ce lo possiamo permettere. Te lo dico, ed è una, oggi è una cosa che ero, stamattina ero con Beppe, eravamo felici, sereni, abbiamo fatto due chiacchiere parlando di quanto bello è stata la giornata di ieri, oggi mi arriva questo e io sto parlando per me stesso, credo di interpretare anche il pensiero del mio presidente. Sinceramente mi ha lasciato, io in questo momento sono più amareggiato che contento, capisci? Noi ragioniamo in questo potreste momento. Scommettere qualche cosa sulla prossima partita, tanto avevi l'abitudine anche in Serie D. Abbiamo scommesso 10 vittorie consecutive, magari avremmo guadagnato anche 11. Comunque, chiuso lì l'argomento, i ragazzi meritano lo spazio che io volevo fare questo cappello, perché credimi, è una cosa che non rende giustizia neanche ai nostri tifosi, perché ieri io non mi posso permettere di contestare nulla, avendo visto quello che hanno fatto da giorni per preparare una cosa degna per la nostra città e per tutto. Se avessero fatto qualcosa di sbagliato saremmo i primi a dirlo, però io non posso dire, se uno ha una micetta in tasca, un bambino di 12 anni magari, e l'accende, cosa faccio? Oltretutto non ha gettato nulla in campo, sì. Questa è la cosa che mi fa poi specie, è la perché regola 17, quella del buonsenso, perché anche buon non è vale solo per, perché i regolamenti è vero che ci sono, ma vanno interpretati. Io prima della partita gli ho detto, guardi che oggi sarà una giornata di festa, è stata soltanto guastata da 15 imbecilli che hanno voluto darsi un nome da ultras, che sono arrivati alla fine del primo tempo e hanno destato una problematica che secondo me per vestirsi da ultras prima bisogna avere le palle, poi puoi fare l'ultras, perché quando sei in giro per la strada non fai l'ultras, quando invece sei nel branco lo fai, e soprattutto aver visto 4-5 ragazzi che magari hanno vestito anche la squadra della Capranese, pensare di non essere visti, credo che se quantomeno li hanno proprio, per dirla proprio tutta, questo in più qualcuno ti sputa anche e poi deve soltanto pensare che utilizziamo sempre il buon senso, perché poi basta fare 6-7 km per andare a prendere qualcheduno, ma non è il caso, molto probabilmente è a rodimento di qualcheduno. Però queste cose qui, sinceramente, sono quelle che fanno male, perché loro interpretano male il fare il tifo, invece dall'altra parte hanno dato una dimostrazione come si deve fare il tifo. Con questo ti ho detto quello che penso. Allora, cerchiamo di far tornare il sorriso a Vittorio Raffola, così quasi facciamo vedere le immagini della partita di ieri, poi torniamo in studio e chiedo già ai miei due ospiti che hanno giocato la partita un commento su questa giornata che poi è stata di festa, che poi è arrivata la multa. Poi, insomma, cerchiamo di far tornare il sorriso a Vittorio Raffola. Andiamo col servizio e poi torniamo in studio. Il vascello del Sestri Levante continua la propria rotta. La ciurma di Francesco Baldini ha sconfitto il Borgosesia per 3-1 davanti a più di 1.000 spettatori che dopo appena 10 minuti esultano. Traversone dalla destra di Monacizio, Diglio tocca la sfera con la mano, poi l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Longobardi regala il vantaggio per i padroni di casa. Il pressing, l'arrembaggio dei corsari è costante. Al 20° Pescatore conquista palla a centrocampo, prova l'azione solitaria ma perde la sfera. L'attaccante non si perde d'animo, tampina Gianola e dopo averla riconquistata deposita alle spalle dell'estremo difensore piemontese. L'Unione puntuale come le tasse, dopo le reti al 10° e al 20° arriva il terzo gol al 30°. Cross dalla destra di Monacizio e semi rovesciata spettacolare di Firenze che al volo fa esplodere di gioia al Sivori. Nella ripresa, al 57°, gli ospiti accorciano le distanze con un bel tiro dal limite di Gaspari, che insacca alle spalle di Stancampiano.
Il sogno dei corsari prosegue, domenica prossima ancora a Sivori, se Regno Poggi Bonsi l'avversario, a stabilirlo sarà la Lega Nazionale Dilettanti. E la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che il prossimo avversario del Sestri Levante sarà il Seregno domenica questa alle ore 16 al Sivori. Parto con Simone, allora una grande stagione la vostra, intanto raccontami la partita di ieri, dopo mezz'ora avevate già 3-0, sembrava una partita insomma. Le immagini parlano chiare, la partita si è messa bene fin da subito, ecco. L'unica macchia per me difensore e anche per il mio compagno qua, che conoscendolo confermerà, è il golletto che per noi su 3-1, 3-0 nella nostra mente non difensivista, ma il nostro ruolo è difendere quello che abbiamo dietro, è stata un po' una piccola macchia, però poi le immagini, soprattutto per me che ho la testa 50% giocatore, 50% tifoso, vedere quello che abbiamo visto con tutta quella gente lì, tutte quelle emozioni che so che provano da quest'anno, che grazie a noi si sono riaccese queste emozioni, mi rendono orgoglioso, oltre i risultati del campo che sono evidenti e oltre quello che quest'anno abbiamo lasciato, stiamo lasciando, perché il bello potrebbe ancora arrivare, che stiamo lasciando una cittadina che non si era spenta, aveva bisogno solo della scintilla, di una scintilla nuova per dimostrare la realtà che è e che abbiamo visto essere. Beh, per il pallone però in fondo alla rete l'hai raccolta poche volte quest'anno. Sì, e appunto per questo siamo abituati bene, come diceva appunto Simone poc'anzi, è stata l'unica macchiolina della partita di ieri che potevamo gestire meglio, ma al di là appunto del golletto veramente vogliamo elogiare i nostri tifosi, tutto il pubblico di Sestri per averci regalato veramente un palcoscenico ieri d'altri tempi. Se ne giocano poche di partite in questa categoria, in questo girone, davanti a un pubblico del genere, un calore e delle emozioni, come diceva Simone, uniche, no? E forse è proprio questo che ci spinge a non fermarci. Danilo, l'anno scorso di questi tempi parlavamo della salvezza del Sestri ai play-out con l'Albese, da quella partita ad oggi sono cambiate tante cose, la proprietà, insomma, c'è da essere soddisfatti se si pensa da dove si è partiti, insomma, io ricordo ancora la riunione dei soci abbastanza infuocata. Come diceva, parlavamo prima fuori onda, hanno veramente bruciato le tappe. Io per primo devo dire onestamente, pensavo che Sestri potesse quest'anno fare un campionato onorevole, mai avrei pensato di vederlo così in alto, soprattutto arrivare così vicino a una vera corazzata come il Cuneo, perché la vera impresa è stata quella di sfiorare, e probabilmente se non avessero nel giro di ritorno la partita proprio con il Borgosesia di campionato, quelle lì e quei uno o due pareggi dopo, potevano anche sorpassare un Cuneo che ha speso, credo, tantissimo per vincere, come poi ha vinto, che arrivare a un punto, fare 78 punti, mi sembra, sono tantissimi, al di là di ogni cosa, brutto. Mi è stupito vedere tanta gente che, come dicevano giustamente loro, non è facile, perché ormai sui campi, anche non parliamo della Liguria ma anche del Piemonte, della Lombardia, vedere 500-600 spettatori anche in piazze forti come Tortora, mi viene il primo nome mi viene in mente, lo stesso Chieri, è già grasso che cola, vederne 1000 fissi, e ieri erano molti di più, e quello è il grande successo. Poi quello che viene adesso, playoff, puoi arrivare in fondo, puoi ancora fare veramente molto bene. Purtroppo, ecco, quello che mi fa arrabbiare è che questi playoff non danno nessun vantaggio dal punto di vista pratico di un eventuale ripescaggio, sempre che avete dei saliti, che non è impazzito, anzi tiene molto i piedi per terra, decide di fare. Non ne dà nessuno, e questo, ecco, toglie un po' di sale a questi playoff, che andrebbero in qualche maniera motivati. Se non vuoi dare un posto in Lega Pro, che non ce n'è anche per problemi di riforma, di ristrutturazione dei campionati, sarebbe però giusto dare allora un vantaggio, già che stiamo parlando di soldi, un vantaggio monetario, ma molto più consistente, cospicuo di quello che viene dato. Bisogna motivare questi playoff in qualche maniera. Ecco, allora chiedo a voi, vi aspettavate un campionato così quando quest'estate siete arrivati qua a Sestri? Vado io. Vai, tanto diciamo la stessa cosa. Sì. Noi, cioè,
c'avevamo l'obiettivo di far bene, c'avevamo l'obiettivo di levarci delle soddisfazioni e di riempire al più presto possibile il nostro stadio, perché sapevamo che facendo bene avremmo incendiato un'intera città, perché appunto al Sestri serviva una spinta per tornare a brillare, ecco. E noi, grazie alla nostra società che ci ha messo, diciamo, ci ha messo in grado di non farci mancare niente, di metterci nelle migliori posizioni e di toglierci delle soddisfazioni, grazie al lavoro dello staff tecnico che sono superlativi, a tutti noi che ci abbiamo creduto dal primo giorno nel poter fare qualcosa di importante. Però ti dico, sì, ci abbiamo sempre creduto di poter fare un'annata abbastanza importante, sì. Mi stavo pensando una cosa, Joel, stavo pensando che comunque, vedi, c'è sempre una componente di fortuna. Mentre parlava pensavo al mister e pensavo al fatto che se tutto andava come doveva andare non doveva essere su questa panchina, doveva esserci un altro. Io penso che quello sia stato quel pizzico di fortuna. Non so se Masita avrebbe fatto meglio, peggio o uguale. Io so che aver trovato, questo è un gran merito di chi è andato a trovare, il presidente, ma so anche Raffo, aver trovato questo uomo che ha dato, devo dire, una scossa come non mi potevo aspettare. Perché la sua carriera, sì, c'era una carriera che aveva fatto abbastanza bene come allenatore, ma nessuno credo che potesse pensare questo. Mi ha detto una cosa il presidente, quando parlavamo qualche mese fa, mi ha detto una cosa. Sai quando mi ha detto, ho capito che Baldini era un uomo vincente? Quando a inizio sono andato a parlare mi ha chiesto una sola cosa, mi ha detto, presidente, se ci troviamo alla fine in dirittura d'arrivo a fare la volata, me la fa fare o ci tiriamo indietro? E risaliti, che lui non lo conosceva, perché come conoscendolo come io lo conosco, sapevo che la risposta era scontata, ha detto, io non voglio perdere nemmeno le amichevoli e quelle infrastimanali, figuriamoci se mi tiro indietro. Però già un allenatore che ti chiede questo a bocce ferme vuol dire che sa dove può arrivare, sa che cosa si può giocare. Questo è molto importante. Simone, allora quando sei arrivato a sé, tra l'altro tu sei stato uno dei primissimi acquisti, se non il primo, eh? Quando sono arrivato a Sestri, davvero, c'era tutto il contorno giusto per poter arrivare a fare quello che abbiamo fatto. L'anno scorso ero a Chiavari, sono stato benissimo con loro, però era una realtà diversa, era una realtà più piccola, e una realtà grossa come Sestri ti dà quegli stimoli che poi ti portano ad arrivare a grandi risultati, perché quello di quest'anno è un grande risultato. Con quel punticino di meno che sarebbe potuto essere una cosa grandissima, forse una cosa più grande di quello che di noi, però bene, tutto bene, quello, l'anno di quest'anno, l'anno corrente ci darà a tutti un insegnamento, degli insegnamenti, sia come campo, sia come extracampo, come i valori che abbiamo imparato attraverso il gruppo dai più grandi, perché io mi reputo ancora un giovane, perché gente come lui, gente come Cardini, gente come Boys, Fer Longobardi, è gente che la guardi, se sei un ragazzo intelligente in un anno ti prendi quello che loro ti danno e te lo porti avanti tutta la vita. Per non parlare del campo, per me da difensore, avere un mister che ha fatto il difensore 20 anni e passa nei professionisti, cioè, da quest'anno io mi porterò dietro tantissime cose, quindi no, nessun tipo di rimorso di alcun genere, contentissimo, meglio di così non mi poteva andare. Vittorio, Danilo ha ricordato che insomma avevate pensato a Masitto, ma poi avete trovato comunque. Noi avevamo preso Masitto. Avevate preso Masitto, poi avevamo preso Masitto perché, intanto si può dire tranquillamente, nel senso che quando abbiamo acquisito la società in fretta e furia, abbiamo pensato a Masitto primo per due motivi: aveva fatto molto bene in Veneto nelle due stagioni precedenti e soprattutto era l'ultimo giocatore che era uscito dai corsari per fare una carriera brillante, direi, e questo ci sembrava un collante anche per la piazza, per poter partire anche con una persona fra virgolette gradita sia dal pubblico che da prettamente tecnicamente. Il discorso era tecnico perché aveva fatto non bene, benissimo in Veneto, e quando ci è arrivata questa telefonata di opportunità creata da Fiorentina, noi l'abbiamo liberato, come credo che per qualsiasi
qualsiasi cioè noi la nostra filosofia è quella che se domani arriva una squadra di professionisti e porta via qualcuno e la nostra vetrina si arricchisce di un cimelio, cioè nel senso che magari mi portassero via due giocatori per una categoria importante, no? Vuol dire che il prossimo anno quando contatteremo qualcheduno per sostituirli gli metteremo davanti una prospettiva che il calcio può ripartire anche in età un po' più avanzata. Questo qui a mia sinistra sembra un vecchio, ma un ragazzo che ha 22 anni, cioè voglio dire, il calcio secondo me offre possibilità anche a età più avanzate, soprattutto se, soprattutto se si metabolizza il tipo di lavoro e soprattutto si assorbe quello che ti insegnano gli altri. Allora, quest'anno grande merito dell'allenatore è stato, credo, di correggergli alcune situazioni, sia particolarmente a Simone che amava ancora marcare da dietro e se vediamo Simone marcare oggi marca in maniera completamente, non diciamo come, però marca completamente diverso e gioca in una maniera pulitissima. E quindi lui il suo bagaglio sicuramente se lo porterà avanti. Oggi questo è uno dei, io faccio un nome, Max Pane, gli ho visto fare un miglioramento straordinario e parliamo di un ragazzo come lui che ha fatto, sono convinto che Max Pane è uno dei migliori difensori centrali della categoria, eppure ha avuto meno spazio, ma ha avuto un margine di miglioramento incredibile. Ascoltate, il campionato l'ha vinto il Cuneo, lo sappiamo, Borgo Sesi è arrivato alla finale dei playoff del girone A, ma concordate con me che il Chieri forse era la squadra che fosse più impressionata, almeno per quello che si è visto a Sestri, Beppe? Sì, forse sì, è vero, abbiamo scontrato molte più difficoltà nella prima mezz'ora col Chieri in casa e penso che quasi alla pari col Cuneo era una delle squadre più attrezzate per la vincita del nostro campionato, ecco. Però per fortuna nel calcio, come sai Joel, non sempre vincono i più forti. Quest'anno è andata bene al Cuneo, ma la più grossa soddisfazione nostra è stata quella di tenere tutti sulla corda fino all'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato. Quella è una bella soddisfazione per noi. Simone? Chieri è un bel collettivo, forse rispetto al Cuneo, anche il Chieri nomi di spicco, però rispetto al Cuneo più sul collettivo, giocavano più sul collettivo come noi, quando abbiamo giocato qui sono partiti forte, ed è normale magari una partita soffrire, tra virgolette, assorbire, poi abbiamo assorbito bene i loro attacchi, poi per fortuna i giocatori forti sono quelli che ti fanno vincere le partite, serve giocare da squadra, ma poi se ti inventano un gol come se l'ha inventato il Bomber, le partite le vinci, e poi che siano partiti meglio, che siano partiti peggio, non conta più niente. Comunque sì, come squadra loro mi avevano impressionato più di tutte le altre. Intanto chiedo alla regia se può mandare in onda le immagini dei gol del Seregno, perché il Seregno ha vinto in trasferta contro il Lecco, quindi tra l'altro il Seregno si è classificata terza in classifica. Vittorio, so che il sorteggio è arrivato oggi, ma Baldini mi ha già detto che era già a casa a guardare le immagini del Seregno. Voi vi siete già informati di questo avversario? Beh, una squadra che ha fatto risultati altalenanti. Ha fatto diversi risultati fuori casa, è una squadra che molto probabilmente ama le ripartenze, gioca abbastanza, bene, è una squadra sicuramente che se ha vinto fuori casa vuol dire che è andata credendoci e non per andare a fare una passeggiata, e credo che sarà una partita assolutamente interessante. Pensavamo molto di più Lecco perché preparandoci un po' prima, Lecco mi sembrava veramente una squadra di altissimo potenziale con un attaccante a sinistra veramente importante e pensavamo che potesse uscire Lecco. Sinceramente a questo punto può andare bene qualsiasi squadra, perché a me premeva che loro non avessero staccato
l'ha presa soprattutto per legittimare l'impresa del campionato, perché perdere con una squadra che poi è arrivata quarta, quindi arrivare vicino al traguardo, non prendere neanche la medaglia di bronzo, farebbe specie. Ora tutto quello che viene è ben accetto, vedo ci sono anche realtà incredibili, cioè Taranto, Rende, squadre che hanno sempre fatto la Serie C, e quindi sarà veramente interessante. Danilo, facevi riferimento al fatto che avevano preso Masitto, poi è arrivato Baldini, ma anche Longobardi è arrivato dopo, perché c'è un altro attaccante, poi Firenze è stato riscoperto, diciamo così, perché comunque al Chiavari Caparano aveva fatto bene, era andato in C, poi si era un po' perso, perché era andato alle Stuvela in eccellenza. Le squadre vincenti nascono quasi sempre così, sono un misto di fortuna e di intuito, quello bisogna avercelo. Negli anni il gruppo Risaliti Raffola ha dimostrato di avercele, perché Chiavari Caperana ha fatto 4 anni di Serie D con mezzi non certo illimitati, appena arrivato a sesto ha fatto bene, ora un anno puoi avere anche fortuna che gli azzecchi tutto, quando la fortuna è protratta nel tempo non è più fortuna, è stato qualcos'altro. Devo dire che quest'anno hanno battuto ogni più rosea previsione, adesso c'è solo da confermarsi facendo bene in questi playoff, che comunque sono una grande vetrina, e poi già lavorando il prossimo anno, dove le possibilità secondo me sempre Serie D, io parlo del fatto che poi quello che succederà in estate non sappiamo, però la Serie D si può fare molto bene, anche perché secondo me in Serie D si sta già andando verso un innalzamento dei valori, per cui mentre la Lega Pro secondo me si sta abbassando il livello medio, in Serie D il livello si sta alzando, anche perché la qualità dei giovani è cresciuto il fatto che molte squadre mandano a far crescere, proprio dire, i giovani proprio in questa categoria, dove per tanti versi anche dal punto di vista formale, regolamentare, di bilancio ci sono meno problemi, quindi insomma il livello si alza. Io sono convinto che quest'anno per esempio un girone A nella parte medio-alta così forte era un po' che non si vedeva, perché se tu guardi le formazioni, gli organici, non parliamo anche del gioco di Cuneo, Borgosesia stesso, Chieri, se pensi che la Lavagnese, pur essendo una squadra molto forte, è rimasta fuori dai playoff, capisci che il livello, diciamo, della parte medio-alta si è alzato. Ma anche in basso, se pensi che un Rapallo Bogliasco, un Dertona, una ha sofferto, l'altra è andata giù, pur avendo degli organici di tutto rispetto che non abbiano tempo, ti rendi conto che la categoria tutta, che è in grande movimento, è in grande crescita. Forse, e qui mi porto già un po' più avanti, proprio perché dietro invece il livello si sta abbassando. E la solidità difensiva è un po' una prerogativa delle squadre dei risaliti di Vittorio Raffo, però quest'anno la difesa del Sesto ha dato proprio l'impressione di essere quasi impenetrabile. C'è lo zampino di Baldini, siete voi che siete maturati con i giocatori. Quanti gol alla fine del giornale? Te lo dice il portiere, quanti gol avete subito? Con questo? No, nei playoff non conta, nei playoff non fa media. Solo il campionato? Ah, campionato. 24. 24. Su 38 partite? 25. Sì, su 38 partite. Pochi. Adesso ti dice che lui ne ha preso solo 20. Ecco, io stavo aspettando. Stava zitto, ma lo stava aspettando. 24 su 38 sono veramente pochi. Sono 0,75 partite. Sono veramente pochi. Allora di chi è il merito? Il merito sicuramente è del nostro allenatore, che è stato un grandissimo difensore. E come allenatore, fin dal primo giorno di ritiro, ha cercato di trasmetterci, incluso me, perché ha saputo darmi anche qualche consiglio, anche non essendo stato un portiere, ma comunque per il grosso intenditore veramente non per sta qua le calcolo, perché non sono il tipo di persona, però dico veramente, al di là di tutto è stato veramente il merito, penso principalmente suo, perché ha saputo portare in noi la grande professionalità e quelle kick, come diceva il nostro direttore, di magari marcare in anticipo, così il cosiddetto lato palla, come ci spiega lui, e correggere, seguire i tagli a prescindere, non fare il fuorigioco a fortuna, alzando il braccio e sperando in Dio che il segnalina alzi la bandierina, ma è stato veramente frutto di un grandissimo lavoro del nostro allenatore, di tutti i nostri compagni, partendo dalla fase offensiva, dai primi attaccanti, arrivando a me che sto in porta, nel collaborare tutti quanti, nel fare le due fasi bene e organizzate,
e penso anche per la nostra disposizione, per la nostra fame veramente di fare qualcosa di importante e assorbire bene tutto quello che ha potuto darci il nostro allenatore. Tanto anche perché oltre a voi due c'è stato, cioè, siete in tanti a essersi alternati nella linea difensiva, sì, Testoni, sì, sì. Mautone, Pane. Lorenzini, Pane, insomma, quindi anche cambiando magari gli interpreti, comunque il risultato finale più o meno è sempre stato, sì, lo stesso. Sì, non è mai cambiato, perché appunto, vabbè, a me personalmente non solo mi ha dato consigli, il mister mi ha cambiato come giocatore. Cioè, se dovessi vedere una mia partita dell'anno scorso, una di quest'anno, mi piglio il CD di quest'anno e faccio tutte le foto, le metto tutte in camera così. Poi grazie a lui e grazie, come diceva Beppe, alla dedizione nostra, del lavoro di tutti gli interpreti, ma non solo della difesa, ma di tutta la squadra, siamo arrivati a questo mix ottimo, forte, per arrivare a questi numeri innegabilmente importanti, perché sono numeri importanti che poi sono quelli che contano nel calcio. Vittorio, ti faccio togliere qualche sassolino, perché a Sestri, quando è arrivato Boasfer, qualche duro aveva posato il naso, però poi ha fatto vedere che pasta è fatta, indipendentemente dal passato importante di Boasfer, ha fatto vedere che comunque è ancora un giocatore straordinario. Ma rientra sempre un po' nel parlare prima, tipico di quelli che dei tanta gente che parla senza sapere e senza andare a conoscere. Un passo indietro, Baldini è stato scelto in persona dal presidente, come tutti gli allenatori sono sempre stati scelti dal presidente, solo lui perché lui gli parla, ha le sensazioni, è un uomo di calcio e quindi da quello che gli traspare lui opera. Abbiamo scelto perché Baldini? Baldini è stato scelto perché, tanto per cominciare, era un personaggio e che aveva fatto molto bene e soprattutto aveva la purezza di non aver mai fatto Serie D, quindi lui ha portato quello che era la sua grande carica. Questo è una persona che vuol fare di professione allenatore e lo farà perché ha tutti i numeri per farlo, per cui il presidente ha capito molto probabilmente che questo era l'uomo giusto dopo il fatto di Masito. Lui l'ha ripagato sul campo e quindi questa era la prima cosa. Boasfer l'abbiamo visto in persona, mi ricordo che Barbieri era andato già a vederlo un paio di volte a Gubbio, noi poi siamo andati a vederlo ancora una volta a giocare a Pontedera, dopo quella partita lì non avrebbe dovuto essere stato preso perché il Pontedera quella partita lì li veramente li asfaltarono, però abbiamo visto che comunque era un giocatore importante, aveva delle... è arrivato magari come tutte le persone che non giocano per qualche tempo, lui ha un... loro l'hanno capito al volo, nel senso Boasfer è uno che dovrebbe sempre allenarsi perché ha una struttura fisica incredibile, lui se facciamo una settimana di sosta lui lo vede proprio che ha bisogno proprio di una rimessa a punto, però ha una straordinaria capacità di giocare semplice, lui è sempre in soccorso, lui non ha mai perso una palla velenosa, quando vediamo quelle squadre che perdono un po' il filo, lui invece è un giocatore che ti dà sempre supporto, poi è un professionista unico insieme a Longobardi, e ripeto, i ragazzi gli hanno riconosciuto un merito e merita la fascia di capitano. Allora, intanto è arrivata la telefonata, vediamo chi è. Pronto? Buonasera, volevo fare i complimenti a Vittorio Raffo per l'ottimo andamento del campionato del SES Levante e soprattutto per l'Apollo che ha sotto con i colori della Mirko Vaccarezzo Soccer Team. Lo sapevo. Congratulazioni a tutti. Va bene. Mirko, io ti ringrazio. Ciao. Ciao, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi dire qualcos'altro? No, volevo fare solo i complimenti a Vittorio, a tutto il Sestri e cosa non posso dire altro. Ah, va bene, ok, la finisci così normalmente? Quando c'è Vittorio devo comportarmi seriamente. Oh, ecco, va bene, hai detto una cosa saggia. Bene Mirko, io ti ringrazio. Ciao. Ciao, ciao. Mirko Vaccarezzo, figurati se non passava.
Danilo, facciamo una parentesi veloce, anzi veloce, perché adesso lo sentiamo. Intanto chiedo infatti alla regia se può cominciare a collegarsi con Alberto Ruvo, allenatore della Fezzanese, perché la Fezzanese di Alberto Ruvo sta facendo un ottimo campionato, ha fatto un ottimo campionato, sta facendo, ha fatto bene nella prima fase dei playoff, adesso si prepara a fare questa finale. Insomma, la Fezzanese in Serie D potrebbe anche essere una realtà. Anche potrebbe... se sembra difficile così a vedere anche la struttura di Fezzano, tutto no, il resto. No, non diciamo niente, perché Ruvo nei playoff credo che abbia ricordi alcuni ricordi brucianti, che penso che possa lavarli tutti questi ricordi brucianti con una vittoria d'allenatore, che sarebbe molto importante, anche perché è subentrato al campionato in corso con tutti i problemi che ciò comporta, eppure ha saputo rimettere in carreggiata la squadra e rimettere in carreggiata la grande. A Spezia potrebbe esserci spazio per una squadra in Serie D, anche perché forse manca dietro lo Spezia qualche cosa, che lo Spezia calcio manca, si sente questa mancanza comunque una zona che di calcio e di grande calcio ne ha sempre masticato. Se poi questo dovrebbe essere un anno, perché per lo Spezia tutta la provincia di Spezia è eccezionale, perché non dimentichiamo che la squadra eponima, lo Spezia calcio, sta rischiando, e secondo me nei playoff di Serie B potrebbe anche, non parte sfavorita in questi playoff, è molto difficile che ce la faccia, ma potrebbe giocare le sue carte, perché è una squadra che io ho visto quest'anno per lavoro, e devo dire che ho visto una squadra che ha delle potenzialità enormi, quindi potrebbe essere veramente un'annata storica per tutta la provincia di Spezia. Tanto che cerchiamo ancora di perfezionare il collegamento, perché abbiamo qualche difficoltà. Ruvo ha dimostrato per qualche maligno che è bravo anche lontano da Vallarino. Sì, ma guarda, io sempre facile appunto, perché era un gruppo molto unito, lavoravano molto bene assieme, ma io non ho dimenticato che Alberto Ruvo ha vinto tre categorie consecutive, e quello non può essere solo perché c'è il Vallarino alle spalle, non è possibile. Ci deve essere anche dell'altro. Alberto? Sì, ciao Gioele. Ciao Alberto, allora la tua Fezzanese ha fatto 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, ha vinto i rigori contro l'Adrienese, che è una squadra veneta, adesso farete la finale contro il Rignano, che è la Rignanese, che è una squadra di Rignano sull'Arno, provincia di Firenze. Insomma, che partita è stata, anzi questo doppio confronto, che com'è stato? Guarda, l'andata abbiamo giocato una buonissima gara senza soffrendo, anzi nelle ripartenze abbiamo avuto due grosse occasioni, loro non hanno mai calciato in porta. Nel ritorno abbiamo passato un po' di più, anche perché loro effettivamente sono una grossa squadra, loro era stata fatta per, come parlavo con il direttore sportivo, per vincere il campionato, e quindi abbiamo sofferto, abbiamo avuto anche noi un paio di occasioni, però poi alla fine il carattere, la voglia, la determinazione tante volte vanno anche oltre quello che è l'aspetto tecnico e fisico, perché era una squadra che era una città molto molto importante. Quindi devo fare veramente un applauso ai ragazzi, perché il fatto, io ho detto ieri che sono usciti con i crampi, ma non perché non erano allenati, perché è veramente andato a tutto. Quindi quando una squadra così su 11, su 13, anzi 14 ho cambiato, arrivano all'ultimo in quelle condizioni, vuol dire che più di quello non potevano dare. Questo penso che sia una delle più grosse soddisfazioni che un allenatore può provare. Alberto, adesso doppio confronto appunto con la Rignanese, domenica 31 maggio giocherete alla Spezia, al campo d'allenamento dello Spezia, poi il 7 giugno giocherete in trasferta. Ti sei già informato su questi avversari? Sì, no, giochiamo, non si sa ancora dove giochiamo, andiamo fuori e giochiamo il 7 e il 14. Ah, ok, scusa. Non riposiamo, sì, meno male, perché ne avevamo bisogno. Sì, comunque mi sono informato, mi hanno dato due amici a vedere la Rignanese, l'ho detto speriamo che non fatto un viaggio vuoto, e non l'hanno fatto, quindi poi ho un conoscente che è Frediani, che ha fatto il campionato lì, è seguito, quindi in questa settimana qua recupererò parecchie informazioni. Alberto, insomma, ripetiamo sempre le solite cose, tu quando ci vediamo, ci sentiamo, tu sei arrivato che questa squadra era quasi, anzi era in zona di retrocessione, l'hai portata al secondo posto, i dirigenti fa un po' sono anche preoccupati, perché insomma la Fezzanese in D sarebbe una cosa clamorosa. So che è presto, so che siamo alla vigilia di un doppio impegno importante, ma tu l'anno prossimo cosa fai? Rimani là?
Allora, come hai detto tu, adesso sono talmente tanto concentrato su questo doppio impegno che non voglio neanche pensarci, perché è veramente, veramente un sogno che è inimmaginabile. Pensiamo, come hai detto tu, a novembre erano penultimi, è un punto dall'ultima e adesso devo giocarci alla finale per andare a Serie D. Quindi è talmente tanto grosso questo sogno che non voglio neanche ancora pensarci. Però ti devi vendicare del Valle Stuvola, insomma, ti ricordi che ci sei arrivato di tanto così alla Serie D, eh? Ce l'ho ancora lì, come ti ho detto l'altra volta quando sono in trasmissione, ce l'ho. Una vittoria proprio dai pareggi, come ho mancato per poco, sarebbe l'unica cosa che mi potrebbe far cambiare questo mio pensiero che ho di questi spareggi, che è il terzo che faccio. Ho fatto uno come Conentella da giocatore, ho fatto due da allenatore, quindi penso che a questo punto potrei anche un filo meritarmelo. Sì, te lo meriti, sì. Volevi dire qualcosa, Danilo? No, che prima... Ciao Alberto, sono Danilo, no, Sanguinetti. Ciao. No, stavo pensando che prima ha detto... l'allievo di Ballarino, protetto da Ballarino. Io ho visto invece l'allievo di Casaretto, doppio 0-0 e passata ai rigori di classe contro una squadra molto forte, che altro che Fezzanese, gli altri erano veramente forti. Se li hai eliminati hai già fatto una grande impresa, alla Casaretto. Sì, no, abbiamo giocato quello che potevamo fare, nel senso, io sapevo di contro una buonissima squadra, però non dimentichiamoci che ho una squadra che nel campionato di eccellenza ha il miglior attacco. Quindi io in 21 partite, se non sbaglio, ho fatto 43 gol, non mi sono pochissimi, come non ho proprio una squadra che si difende e basta, nel senso, però logicamente sono un attore che comunque gli piace guardare gli avversari, perché è giusto che sia così, e studiando e andandoli a vedere ho capito che secondo me dovevamo giocare in questa maniera, perché se giocavamo a viso aperto, ripeto, una squadra che è molto molto... secondo me valori tecnici per la categoria di eccellenza che non c'erano niente, quindi era giusto fare così, un po' come ha fatto l'Inter di Mourinho contro il Barcellona. Esatto, è giocato la stessa, è vero, pensavo anche a quello. Senti una cosa, Alberto, preferiresti giocarla prima in casa o la prima fuori contro Rignano? La prima fuori, secondo me, dà un piccolo vantaggio, perché poi in casa magari... però lo stesso, perché poi noi abbiamo parlato 0-0 là, che effettivamente non è un buonissimo risultato non segnare gol in trasferta, sì. Non hai subito ma non hai segnato, quindi anche ieri se passavamo in vantaggio 1-0 basta che non facessero gol e noi eravamo eliminati comunque. E sei fuori. Però, ripeto, poi venga quello che venga, l'importante è che abbiamo questa determinazione, i ragazzi che ho visto ieri, questa voglia di far bene, che nel giro di ritorno mi ha dimostrato veramente un attaccamento alla squadra, al gruppo, al gioco del calcio, che difficilmente sono ripetibili. Guarda Alberto, non facciamo niente, ti dico solo questo, come la penso io, che questa volta c'è due senza tre, questa volta ti rifai delle altre due volte, senza poi fare auguri che portano male in questo caso, ma questa volta potresti rifare delle altre due, perché diciamo la verità, le altre due le avete fatte da favoriti, questa volta la fai da outsider e potresti fare il botto. Speriamo, dai, speriamo, sarebbe un bel coronamento di un sogno, di una stagione che veramente non so se si potrà ripetere una cosa del genere. Va bene Alberto, io ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti. Grazie, saluto a tutti, ciao Giovanni. Ciao Alberto. Allora, intorno ai miei due ospiti del sesto, i due giocatori, insomma, dato che voi siete due vecchietti, si sta scherzando, ovviamente. Però si è detto molto che il sesto ha azzeccato i giovani, che è una cosa fondamentale per la Serie D, insomma. Siete d'accordo con me? D'accordissimo, Joel. Penso che siano la base per qualsiasi squadra di Serie D. Primo perché devono giocare obbligatoriamente quattro giovani. E noi abbiamo avuto, forse non tanta fortuna, abbiamo avuto la fortuna sì di avere dirigenti e staff tecnico preparati per la categoria, sapendo che questo è un tassello fondamentale per fare un'ottima annata,
e ci hanno messo a disposizione penso 10 ragazzi che, come dicevi tu, nel nostro girone ho fatto fatica a trovarne qualcun altro che avrei preso e portato a casa a posto di quelli che ci avevamo noi. Esattamente così, ma oltre che qualitativamente, che su quello si può migliorare, sono tutti ragazzi che si sono messi a disposizione, rispettosi, e questo fa di più del campo, no, non è vero, però è una componente fondamentale per creare un gruppo coeso e per far sì che tutti remino dalla stessa parte, e loro sono tutti ragazzi che hanno dato questo e che inevitabilmente hanno dato una mano grossissima. L'unico, scusa Giorgio, che ha dovuto prendere qualche ceffone è stato sempre il solito Marco Fidenza. Giusto per precisare. Giustamente. Ascoltate, a parte le qualità tecniche proprio del gruppo, della rosa, della squadra, se si raggiungono certi obiettivi anche per l'ambiente che si respira, e si è visto che proprio lo spogliatoio del Sestri quest'anno è molto unito. Magari in passato a Sestri non accadeva questo, ma quello è un'altra storia. Ma si è notato che voi siete proprio amici in campo, ma anche fuori. Poi, insomma, se vi dovete riprendere in campo lo fate, soprattutto te, che da dietro vedi tutti, insomma, riprendi. Però si è notato che, insomma, c'è proprio quasi l'amicizia che ti porta a fare lo sforzo per il compagno di squadra che magari non arriva sul pallone prima, o correre anche per il compagno. E poi quella è la differenza tra vincere o perdere. E quello sta tutto lì, perché se si è creata questa situazione, mi sembra di ripetermi, ma è così, è importantissimo sottolinearlo, è per gli uomini che si sono ritrovati nel nostro spogliatoio, che il nostro spogliatoio ha avuto anche dei momenti, come in tutti gli spogliatoi, non felicissimi, però da uomini si è sempre cercato la soluzione giusta per noi, per il nostro obiettivo. Direi che sotto quell'aspetto lì non ci si può rimproverare di niente. Beppe? Sì, penso che Simone abbia centrato veramente tutto quello che c'era da dire. L'unica cosa che io mi ha fatto venire in mente, Gioele, è stato il primo giorno che ci siamo trovati al Sivori. La prima parola che ci disse Baldini è stata: io non voglio nessun Balotelli in nessuna squadra che allenerò. E questo è l'emblema, per farti capire bene o male qual è stata veramente la base per formare un grande gruppo, per rendere tutti partecipi, a partire dal nostro magazziniere Roberto Massa, dal nostro responsabile, diciamo, del campo, Antonio, tutti quelli che sono stati intorno a noi, veramente dal primo all'ultimo. C'è stata una voglia di fare bene, di coesione e di condividere una grande annata, e questo veramente è stata la base per poter arrivare appunto a quello che stiamo facendo oggi. Vittorio, non ti sto a dire che magari qualche pareggio di troppo ha fatto sì che si è arrivati proprio lì ad arrivare dove è arrivato il Cuneo, però qualche infortunio di troppo magari, non ti dico che abbia condizionato la stagione, però insomma Testoni che adesso è tornato, ma non avere Dolce è un bel handicap, insomma. Beh, indubbiamente noi abbiamo avuto due fasi, una fase molto buona perché in effetti eravamo partiti molto bene, non eravamo partiti, cioè questa è una squadra, premessa, è una squadra che con i due punti avrebbe stravinto il campionato, perché ha perso 4 gare, per cui il filotto sarebbe stato incredibile. È una squadra che nel momento in cui stava andando molto bene e non aveva una rosa lunghissima, ha avuto nella stessa partita due infortuni pesantissimi, che sono stati quelli di Pepe Dolce e di Ciccio Mottone. Uno si è rotto il crociato, l'altro ha avuto, mi sembra, un collaterale, un qualcosa del genere. La trasferta successiva Testoni si è rotto il crociato, sì. In quella fase lì abbiamo avuto, come tutte le squadre, un momento dove subito non abbiamo partito perché abbiamo vinto, mi sembra, Caronno, però è anche vero che poi le energie psicofisiche, giocando sempre i soliti, abbiamo avuto un momento di appannamento,
anche perché il mister ha avuto un momento dove in panchina se si guardava erano i ragazzi della Juniores. In quel momento lì abbiamo avuto il momento critico dove, che è stato mascherato da pareggi, ma in realtà la squadra era in grossissima difficoltà, non tanto per valori particolari, ma perché c'era una contingenza. E forse questo è stato il momento in cui abbiamo pagato qualcosa, primo momento. Il secondo momento dove abbiamo pagato qualcosa è quando Beppe si è tagliato la mano, perché prima della partita di Chieri lui per un incidente domestico credo abbia preso una decina o 10 o 12 punti alla mano e siamo andati a Chieri senza di lui, abbiamo fatto magari tutto un 2-2, ma purtroppo la partita dopo in casa vincendo 2-0 abbiamo fatto un 2-2 dove io credo abbiamo perso i punti determinanti soprattutto per come è avvenuta la partita, perché il Borgomaneo se non facciamo gol non puoi vincere, ma con San Colombano che fai 2 gol, sei 2-0, hai pareggiato 2-2, questa è forse di quelle che vado a cercare, sono i due punti più pesanti che abbiamo perso. Poi dopo, che dire, è poi anche vero che poi leggendo un'intervista di Longobardi mi sono anche reso conto che molto probabilmente se non ci fossero stati alcuni passaggi a vuoto, molto probabilmente non ci sarebbe stato lo spazio mentale di libertà che gli ha fatto provare il tutto per tutto. Quindi oggi parlare, fare dietologia non rende merito a tutto il lavoro, cioè trovare un... E poi tutto sommato alcuni hanno fatto comunque un punto in più e non possiamo dire che ha rubato qualcosa. Noi sappiamo, io sono convinto che eravamo la squadra che meritava di vincere il campionato, quello sì, perché abbiamo avuto cose che alcuni non hanno avuto. Ad esempio, squadra più sfortunata di noi a livello di infortuni c'è stata, credo, la Lavagnese che abbia avuto problemi di organico veramente evidenti. È chiaro che per vincere il campionato a volte hai bisogno di qualcosa in più. È anche vero che sugli infortuni abbiamo recuperato al calcio un giocatore come Marco Marchesi, di cui nessuno parla, ma credo che sia veramente un ragazzo incredibile, che è esploso in maniera definitiva a Monacizzo, che è un giocatore di assoluto valore. Quindi ci sono state altre cose che sono uscite attraverso gli infortuni, magari di gente che non avremmo visti. Danilo, la soddisfazione anche di essere nel tabellone l'anno prossimo della Coppa Italia, la Team Cup, quella che ci ha vinto la Juve poco fa in finale con la Lazio. Poi bisogna vedere anche con chi si gioca questa. Beh, è una gran bella vetrina, poi anche i primi turni cercano sempre di darti qualcuno di non troppo lontano. Quindi ci potrebbe carico qualcosa di prendere qualcosa di interessante. È una gran vetrina e un giusto premio. Va interpretato nella maniera giusta, cioè un modo come di far conoscere, anche cominciare a far conoscere il nome di Sestri sul palcoscenico che conta. Allora finisce la prima parte di Punto Sport, nella seconda inizieremo subito con la telefonata a Francesco Baldini, attore del Sestri Levante, poi continueremo a parlare con i nostri ospiti di Sestri Levante. A tra poco. Seconda parte di Punto Sport, stiamo cercando di collegarci con Francesco Baldini, attore del Sestri, vediamo se non risponde. Se mai ci riprende. No, ce l'abbiamo. Allora, abbiamo Francesco Baldini che insomma sta facendo molto bene, ne abbiamo parlato per tutta la stagione inevitabile, ho provato a portarlo qua in trasmissione, ma è a San Marino per impegni familiari. Mister? Sì. Ciao mister, allora oggi il sorteggio ha detto Seregno, insomma ce l'aspettavamo, e te oggi pomeriggio eri rinchiuso in casa a studiare l'avversario, è vero? Vabbè, però non puoi svelare tutto quello che ti dico. Vabbè. Oggi ho già tirato, insomma ero già a vedere un po' di cose, anche perché è un avversario che assolutamente non conosciamo, e quindi mi sono portato avanti col lavoro oggi, dai. Ascolta, partita di ieri dopo mezz'ora 3-0, sembrava più facile questa partita che magari le ultime di campionato, così come impressione, eh? Poi bisogna giocarle ovviamente. Assolutamente, nel senso che i ragazzi dopo 15 giorni che non giocavano l'ho ritrovati concentratissimi, e forse questa è la forza di questo gruppo, insomma, quindi
hanno fatto il primo tempo, secondo me, uno dei migliori della stagione. E il risultato l'abbiamo chiuso al primo tempo. Dopo non è mai facile il secondo tempo tenere la concentrazione sul 3-0, però insomma sono stati bravi insomma. Insomma, una bella prova quella della tua squadra. Cosa ti è piaciuto di più di quest'ultimo mese, diciamo così? Perché secondo me il vero salto di qualità si è visto nell'ultimo mese. È inutile dire che dalla sconfitta col Borgo Siesia di campionato dell'11 gennaio ad oggi poi il Sesto non ha più perso, però nell'ultimo mese si è visto qualcosina in più. Cos'è cambiato nella tua squadra, secondo te? Ma forse proprio la sconfitta col Borgo Siesia e il pareggio successivo sono stati quelli che ci hanno fatto capire che non dovevamo mollare. Quello che mi è piaciuto è che i ragazzi non hanno mai mollato. Insomma, io ho trovato un gruppo vero, un gruppo di ragazzi, un gruppo di uomini, direi, che ha voglia di emergere. Hanno scoperto, penso, quest'anno che possono giocare ancora in categorie importanti, hanno ritrovato un sogno, che è quello di fare i calciatori, e quello che mi è piaciuto è questo, lo spirito di questo gruppo. Io mi augurerei in tutta la mia carriera di trovare sempre un gruppo come quest'anno. So benissimo che non sarà facile, però ho a che fare con degli uomini importanti, un mix tra giovani e gente grande che non è facile costruire. Io penso che la fortuna di ogni allenatore sia costruire quello che questi ragazzi mi hanno dato quest'anno, insomma, e quindi alla fine i risultati sono venuti per quello. Faccio fatica a dirti mi è piaciuta più una partita dell'altra, però insomma dalla riunione fatta dentro lo spogliatoio prima della partita con l'Oltrepò Voghera, dove ci eravamo detti che se volevamo fare qualcosa di importante era importante vincerle tutte 10 ad ora, quindi io ci metto gli ultimi 2 mesi e mezzo, sono 2 mesi e mezzo di un gruppo, di un lavoro fatto da un gruppo importante, da uomini importanti, da ragazzi importanti, da una società che c'è stata dietro fino in tutto e per tutto, da una tifoseria che ci ha spinto, quindi è proprio il mix che insomma non sarà facile ritrovare durante i miei anni di carriera, insomma. Ascoltami. Dobbiamo veramente tutto a questi ragazzi, insomma, sia io che la città, che la tifoseria. Dobbiamo tutto a loro, perché sono sempre stati a mia completa disposizione, sempre, in qualsiasi momento. Mister, a proposito di uomini, di giocatori per domenica, perché qualche acciaccato abbiamo visto, Firenze a fine partita era un po' zoppicante, com'è la situazione degli uomini per domenica? Ho sentito oggi il nostro fisioterapista e io penso che sono dolori o doloretti che una partita come quella di domenica li fa passare completamente, insomma. Da valutare un po' più Longobardi e Firenze, che hanno avuto qualche problemino. Longobardi ha un polpaccio, Firenze ha una botta al ginocchio. Però ho un gruppo di ragazzi, e questo ci tengo a dirlo, che mi fa dormire sogni tranquilli, anche se mancano giocatori importanti. Quindi io non sono assolutamente preoccupato di chi manca. Ormai i ragazzi mi conoscono, sanno come la penso. Ho un gruppo di ragazzi di 24-23 giocatori che può giocare titolare in qualsiasi momento tutti quanti. Quindi la nostra forza di quest'anno è stata questa. Anche nel periodo dove abbiamo fatto i 9 pareggi, che c'erano 10 della juniores aggregati alla prima squadra, abbiamo fatto risultato, e quindi non sono un allenatore che si ammazza se gli manca un giocatore. Ecco, ho a disposizione degli altri giocatori che magari domenica sono stati in panchina, che possono fare benissimo i titolari, quindi vedremo di recuperare tutti quanti, naturalmente, però anche se manca uno è uguale, ce la giochiamo uguale. Ascolta, volevi in uno stadio pieno, insomma, ultimamente ti hanno soddisfatto i tifosi, eh? Beh, abbiamo realizzato un sogno, ma io penso che, ripeto, nel merito dei ragazzi, dell'impegno che ci mettono. Quando una tifoseria o la gente riconosce che 24 ragazzi danno l'anima in campo, qualsiasi sia il risultato,
va bene, nel senso poi abbiamo avuto la fortuna di abbinare anche tante vittorie e quindi la cosa è positiva, però ti avevo assicurato il primo giorno che abbiamo parlato, che ci siamo conosciuti, sì. Ti avevo detto che io garantivo solo il massimo impegno, perché non avrebbero potuto essere miei giocatori giocatori che non si impegnano, e io quello mi sono sentito di garantirlo il primo giorno. I ragazzi si sono sempre impegnati, hanno sempre dato il 120%, il 150%, e la tifoseria li ha riconosciuto, ma ripeto, è giusto così, quando uno dà il massimo è giusto che venga premiato, e il nostro premio è vedere lo stadio pieno. Va bene mister, io ti ringrazio, insomma ci vediamo domenica al Sivori. Ci vediamo domenica al Sivori per continuare il nostro sogno. Va bene, ok, grazie ancora mister. Ciao mister, ciao. Abbiamo ascoltato allora Francesco Baldini, allenatore del Sestri Levante. L'impressione è che questo farà carriera comunque, come allenatore, Danilo, anche perché è un allenatore che dicono, io gli allenamenti non ci vanno, ma qualcuno mi dice che come allenatore è veramente bravo anche nel lavoro sul campo. Purtroppo ti dico, hai qualche ragione. Tu non l'ha paragonato a qualche allenatore celebre della zona. Ti dico, hai ragione, purtroppo però per fare carriera di allenatori, soprattutto di questi tempi, non basta essere bravi, bisogna anche essere attaccati ai traini giusti, e non mi far dire oltre, ma mi capisci. Ascolta, con te, dato che fra poco ci devi lasciare, ti faccio dire una battuta sull'altra squadra che sta giocando fino a... appunto alla fine di questa stagione, ovvero la Virtus Entella, che sta impegnando in questo doppio confronto contro il Modena. Si giocherà prima al Comunale, poi a Modena. Come la vedi, Danilo? Beh, il Sestri, se il Sestri ha ottenuto il massimo di quello che poteva ottenere obiettivamente, qualcuno ha detto che arrivare ai play-out è stata la soluzione meno peggio per l'Entella. È vero che venerdì scorso rischiava anche la retrocessione diretta, era ancora aritmeticamente possibile. Io penso che abbia fatto il massimo del minimo, perché l'Entella aveva la capacità e l'opportunità di non arrivare ai play-out, di salvarsi prima, e ti dirò di più, salvarsi anche bene. È anche vero che era il suo primo campionato in assoluto in Serie B. Molti hanno detto sì, però le altre neopromosse, Vicenza sta spareggiando, il Frosinone è salito, la Provercelli è salva e il Perugia è anche lui nei playoff. Delle neopromosse l'unica che è rimasta invischiata, intrappolata fino alla fine in Basilea, l'Entella. Si dimentica una cosa che in Serie B lo impari molto presto, è la mancanza di esperienza. Le altre c'erano già state, l'Entella era un esordiente totale e questo l'ha pagato in partite come quella col Varese in casa, con una squadra già virtualmente retrocessa, è retrocessa 7 giorni dopo, invece che vincere come tutti si aspettavano ha perso. Lì avesse preso un punto lì, o avesse preso un punto a Livorno che strameritava, oggi saremmo a parlare di una Entella in vacanza che sta pensando ad altro. Purtroppo questi punti sono volati via, un po' per inesperienza, molto per mancanza di santi in paradiso, per usare un eufemismo, ma capisci a che cosa alludo. Sì. L'Entella è una squadra che ha chiuso 42 partite con un rigore a favore, 7 rigori contro, 6 espulsioni contro, tutte decisive. Questi non sono fantasie, sono numeri concreti che ti dicono, come il fatto che tu non hai mai avuto diciamo, il sorriso della fortuna o il fischietto della fortuna dalla tua parte. Questo peserà. Con tutto ciò, detto il quadro negativo, detto il fatto che anche a Crotone, dove poteva anche vincere, invece hanno fatto solo un pareggio, con tutto questo dico che la situazione è apertissima, che il play-out è molto difficile con una squadra che è forte, che era stata costruita, era stata pensata per arrivare ai play-off, quindi è forse altro che delusione dell'Entella. Se l'Entella, diciamo così, ha mancato l'obiettivo principale dalla porta principale, può trovare una porta secondaria. Il Modena comunque ha fallito la stagione, è in grande crisi. Do una notizia che penso non si sappia ancora, il fatto che il Modena da qui al 6 giugno, cioè il giorno della partita di ritorno che si giocherà al Braglia di Modena, farà gli allenamenti a porte chiuse, un po' perché diciamo la situazione esterna dei tifosi, che sono un super Sestri, che i tifosi del Modena sono caldi, stanno contestando apertamente tutti fuorché il centravanti Granoce.
un po' perché credo che all'interno siano grandissimi problemi tra società e spogliatoio e dentro lo spogliatoio, a proposito quando parlavi prima di armonia, anche questa la dice lunga, l'interno della sua quindi ha la società forte, il fatto che lo spogliatoio sia compatto, sia unito intorno a mister Aglietti, ci creda, creda in questa possibilità, al piccolo svantaggio, che poi è uno svantaggio relativo del fatto che deve giocare la prima in casa, e il fatto che con due pareggi retrocede, perché nel caso si arrivasse a parlare di punti e di reti, l'Entella sarebbe sfavorita dal fatto che è arrivata a quart'ultima anziché quint'ultima, anche qui per i scontri diretti nella regular season sono andati 1-1 in casa col Modena e l'ha persa 2-0, ma anche quella partita fu porte calorissima perché fu la partita dell'esonero di Prina. Diciamo che a Modena la squadra giocò poco, giocò, per usare anche qui un altro eufemismo, contro voglia, per cui fu una partita falsata, molto falsata nel risultato. Il Modena non l'ho mai visto superiore all'Entella nei due scontri diretti, quindi tutto mi lascia pensare che se l'Entella gioca come se l'ho vista giocare nelle ultime 5-6 partite, gestione Aglietti, e il Modena gioca come l'ho vista giocare nelle ultime 5-6 partite, gestione, ti do l'ultima notizia che, cioè forse anche questa succede più, il Modena avrà in panchina Pavan e il suo Belotti e l'altro allenatore che sono stati licenziati prima di Latina e che sono rimasti in panchina solamente perché chi era stato chiamato Novellino ha risposto picche alla chiamata di Antonio Caliendo, che è poi il padrone del Modena. Quindi sono due allenatori che sono lì solamente perché ci sono dovuti rimanere magari di passaggio. Il fatto di tutto questo lascia pensare che anche se bisogna essere onesti, comparando le due rose, il Modena è più forte. Non ci sono santi che tengano, ha più uomini, ha più cambi, ha più tutto. Ma vedendo il gioco espresso negli ultimi periodi, vedendo appunto la compattezza dell'ambiente Entella, io sarei, usando un termine, moderatamente ottimista per questi play-out e per una permanenza in Serie B che a questi livelli, considerato l'ambiente di Chiavari e tutto ciò che è successo negli ultimi anni, credo che sia più che vincere la Champions League. Allora, come d'accordo, Danilo ci deve salutare perché alle 22 doveva appunto. E c'è la ritirata, noi bucaniere. Io lo saluto e lo ringrazio. Ci vediamo per la stagione prossima. Ci vediamo. Intanto, per facilitarti la tua uscita, chiedo alla regia se può mandare in onda un filmato relativo ai tifosi. Abbiamo parlato dei tifosi, beh, vediamo come hanno accolto le squadre quando sono entrate in campo e poi i primi due gol, quando c'è stato il rigore di Longobardi e poi il boato del secondo gol di Pescatore. Non si vede Pescatore, ma c'è una telecamera fissa sulla gradinata, insomma guardate e ascoltate. Allora, insomma, credo che per un giocatore di qualunque categoria faccia piacere giocare davanti a dei tifosi così calorosi. Poi adesso, diciamo, sì, belle queste, ma il boato della partita col Chieri, col gol all'ultimo di Longobardi, forse è il ricordo vostro più vivo e forse è quello che forse terrete di più nel vostro cuore, immagino. Beppe? Sì, appunto, guardavamo prima vedendo le immagini che il boato al 90 col Chieri sul gol del nostro bomber Longobardi è stato veramente qualcosa di unico, di emozionante e di indelebile, che porteremo a vita con noi
Perché alla fine è la base di tutto per noi che giochiamo a calcio e comunque non in categorie magari così. Questi sono veramente sono emozioni indelebili che ci hanno saputo regalare i nostri tifosi. Forse a oggi la nostra vera forza sono loro, che ci permettono al 30 di maggio di continuare a trovare le forze, a sognare, andare avanti, cercando di regalarci e di regalare a loro altre emozioni come quelle di domenica e quelle di ieri. Simone, Sato, sì. Se non sbaglio, io ti ricordo in un torneo di Viareggio, sbaglio. Sì, cioè, sì. No, ero lì per il lavoro, mi ricordo di un bettato, che sarà lui. Sì, esatto. Io continuo il suo discorso e mi ripeto, mi immedesimo nei tifosi e so quello che gli stiamo dando. Questo vedete proprio orgoglioso. Orgoglioso perché io credo che intanto il tifoso sia la base del calcio, non so se io sono un po' fissato. Scusa se lo interrompo, questo è un personaggio che se alziamo un attimo l'Apollo che porta, c'ha lo sterma delle Genoa tatuato in petto, allora. Altro che ultras, perciò capisci... Una malattia di famiglia, per questo che ti dico, che cioè, quando vedo un contesto del genere e appunto riesco a capire per fortuna quello che provano, davvero è una delle mie vittorie più grandi, non lo dico perché sono qua, lo dico perché lo credo veramente. E appunto il boato col Chieri, l'imponenza del boato unita all'esplosione della panchina, di quelli che in quel momento lì non stavano giocando, è stato un 10 secondi dove ho visto tutte le cose belle di questa stagione, la felicità vera di anche chi in quel momento lì era fuori nell'aver vinto la partita, che non è una cosa normale nel calcio, perché non sempre è così. La felicità dei tifosi, cioè è stato veramente un momento che non dimenticherò facilmente. Allora Vittorio, io, dato che tu sei di Sestri, ti ho visto nel Sestri come portiere, ti ho visto come direttore sportivo, insomma. Hai visto nell'Entella anche. Ti ho visto anche nell'Entella con Lunardini, non lo scorderò mai. Ascolta un po', insomma, tu sei anche stato lontano da Sestri, sei tornato, quindi a te al Sivore ti si vede, insomma, non è una novità. Vedere risaliti al Sivore in effetti è stata una grossissima novità per il calcio locale, perché insomma risaliti è sempre stato visto come diciamo così come avversario, degno avversario, perché comunque è sempre stato dall'altra parte della barricata. Adesso è diventato forse il più acceso dei tifosi, perché io a volte lo vedo. Ma guarda, lui ha sempre rispettato e sempre invidiato. Io quando ero ragazzo che giocavo nella Beretti del Sesto l'ho incrociato. Loro erano forti, ma comunque hanno sempre patito noi sestrini, nel senso che noi, cioè lui essendo un sanguigno, sì, sarebbe stato bene nella squadra nostra Beretti, perché in realtà il suo modo di giocare, il suo modo di interpretare il calcio era quello tipico che piace ai sestrini. Molto probabilmente, pur essendo stato dall'altra parte della barricata, ha una concezione del calcio, quando abbiamo fatto una valutazione che era la piazza che per certi versi intimoriva, perché anch'io se fossi stato nei suoi panni avrei avuto qualche remora più che altro di carattere ambientale, no? Non sai mai, cioè non è che si arrivasse in un posto dove c'era le Ducande, c'era un ambiente oxfordiano, no? In quel momento, e soprattutto dopo l'assemblea, secondo me se soltanto un manipolo di pazzi poteva cercare di dire vabbè proviamo. E lui secondo me non so se si sta rendendo conto che molto probabilmente fra 20 anni, 25 sarà ricordato come il presidente della più bella squadra che si è visto. Io mi ricordo la squadra di Adriano Cicchero, del presidente Pezzi. Me la ricordo come nei miei ricordi giovanili, ce l'ho stampata nella mente e mi rimarrà per tutta la vita. Molto probabilmente i ragazzi giovani che avevano quelli che hanno la mia età, cioè quelli che sono giovani come ero giovane io a quel periodo lì, molto probabilmente fra qualche decennio si ricorderanno di questa squadra, del suo presidente, del suo allenatore, di tutti questi giocatori. Sono convinto. Forse i ragazzi non si stanno rendendo conto perché vivono il presente, ma
nella mia testa sono convinto che questa è la squadra che fra anni verrà ricordata come una delle più importanti. L'abbiamo già nominato, ma mi spendete due parole per Longobardi, che è un giocatore non solo un cecchino abbastanza infallibile, insomma, di reti ne ha segnate tante, tecnicamente non si discute, ma è anche uno che corre per gli altri, va a recuperare il pallone, fossi io un allenatore lotterei lì in area di rigore, gli direi non ti muovere da lì, invece lui torna, trascinatore. Sì, hai detto bene, un trascinatore, un leader, un esempio per qualsiasi ragazzetto dal nostro settore giovanile ai più giovani della nostra rosa da seguire, perché è veramente un calciatore che ha fatto, questo è il primo anno forse che fa di interregionale, sempre professionisti, vederlo correre, io penso che veramente sarà, non ho mai visto in 10 anni che faccio la categoria, non ho mai incontrato un attaccante che corresse così tanto come ha corso lui in tutto quest'anno, e questo ti sprona veramente a fare sempre, a dare sempre qualcosa in più, perché sei il primo a non fermarsi mai, Longobardi, anche se non vuole sentirselo dire, che è uno dei più vecchietti, è veramente un esempio per tutti. Risaliti una volta l'aveva definito che è un animale, è talmente bello, è un animale ci fa. Sì, quando poi per me personalmente aver avuto lui davanti in allenamento solo che un anno è stato per me una fortuna, per me come per gli altri difensori, perché è la verità, perché ti confronti poi la domenica con attaccanti forti, altrettanto forti, però sei già preparato da un animale del genere. Tu vedi un ragazzo di 30 e passa anni che non sbaglia un allenamento, perché non sbaglia un allenamento, se ti deve fare la corsa te la fa, non ci pensa due volte, tu sei veramente spronato e pensi ma lui potrebbe starsene lì ad aspettare il pallone, invece è quello che si fa il mazzo più grande di tutti. Di conseguenza tu, cioè, vuoi andargli sopra, ed è tutto un meccanismo che si crea che poi ti porta a quello che è successo quest'anno. Qual è la partita che vorreste rigiocare di quelle giocate quest'anno, se ce n'è una? Siamo con Vittorio. Secondo me io vorrei rigiocare la partita di ritorno a Lavagna, perché per motivi sciagurati siamo stati privati per un doppio, per dei cartellini gialli abbastanza sospetti e credo anche mirati su Longobardi e Boisfer, che erano gli unici due diffidati che avevamo in quel momento. Io una partita è in situazione di gioco fermo qua praticamente, mi ricordo, e per cui non perché abbiamo avuto delle occasioni in quella partita lì, no, perché era un momento che avevamo assolutamente bisogno dei nostri due giocatori più d'esperienza, ed era una partita secondo me che era un alto viatico importante, quindi l'abbiamo giocata in un momento veramente difficile internamente, quindi secondo me potevamo avere qualcosa in più da quella partita lì teoricamente, poi magari perdevamo colore in campo, però dal punto di vista del rimpianto sì, secondo me è quella. Tu quale partita vorresti rigiocare? Io ti dico, ogni partita che ho giocato quest'anno ha avuto le sue difficoltà, le sue stranezze, le sue bellezze, quindi ti dico contro il Seregno domenica. Tu? Sì, ci ho pensato appunto in quale magari possa essere stata la partita dove ci siamo lasciati dietro un pizzico di rammarico. È onestamente veramente veramente difficile, Joel, perché abbiamo sempre affrontato qualsiasi partita con la cattiveria, la determinazione che serviva, perciò io veramente mai come quest'anno penso di non avere rimpianti. E allora quando è che avete capito che si poteva fare un campionato importante? C'è una partita o un momento anche, magari un momento durante la settimana in allenamento, perché poi la partita diciamo che è il prodotto finale di un lavoro che si svolge durante la settimana. Poi... Sì,
Io do la partita dove mi sono reso conto, penso veramente, ho avuto la certezza al 100% che noi potessimo fare qualcosa di importante, è stata l'andata in casa con la Lavagnese, che vincemmo fino al 90esimo per 2-0, poi prendemmo 2-1 su un calcio piazzato, ma una partita giocata veramente su altissimi livelli, a livello qualitativo, di intensità, di cattiveria, sotto tutti i punti di vista, e lì mi sono reso conto, dato che ci trovavamo davanti una delle pretendenti, se non alla vincita del campionato, ma per i primi 5 posti del nostro campionato, avendo disputato una partita del genere, lì mi sono reso conto che avremmo potuto veramente lottare per un grande risultato. E tu? Io ti dico invece Cuneo all'andata, perché parti di qua, vai a Cuneo, dici mamma mia. Era un mercoledì, se non sbaglio, sì, anche là, sì. No? Mi sembra sia l'andata, sì, sia il ritorno, sono giocato di mercoledì. Giusto. Vai là, perdi 2-1, onore a loro per quello che hanno fatto quest'anno, ma poi ognuno ha pensato e si è detto, e ne abbiamo parlato anche subito dopo la partita nello spogliatoio col mister in primis, questi devono vincere il campionato. Noi oggi abbiamo perso contro di loro, ma rendiamoci conto che non ci siamo per niente distanti. Secondo me non ce lo siamo mai ammessi, è stata anche una cosa più graduale, giorno per giorno, allenamento per allenamento, ma se ti devo dire un momento ti dico quello. Cuneo con l'assenza di Longobardi e di Rodrigo Buesfer. Non ho detto niente. Vittorio? Quando abbiamo fatto una bruttissima partita in tutto l'anno che è stata Vado, dove lì abbiamo avuto qualche sensazione che e avevamo la paura che non fossimo ancora maturi, nel senso che una partita che da un certo punto di vista ci confortava perché è stata sbagliata da tutta la squadra completamente, e però avevamo paura di avere una squadra potenzialmente in grado di vincere con tutti ma di perdere anche partite in maniera sciagurata. Lì abbiamo avuto un dubbio forte, nel senso che effettivamente sono partite che guardandole da dirigente ti allarmano. Poi è stato l'unico, molto probabilmente ci ha pensato il mister, perché si vede che gli ha fatto passare poi qualche giornata particolarmente impegnativa nel ricordarglielo, ma lì forse è stata un'altra sconfitta importante, quella è secondo me è stato un altro dei momenti chiave dove qualcuno che magari pensava di vivere il calcio tipo a Caperanna, dove tanto comunque sia, ti ricordo che comunque nei 6 anni che abbiamo avuto Caperanna e tutto, noi siamo sempre stati a sinistra della classifica, sì. Non abbiamo mai fatto una giornata, una, dentro la zona play-out, quindi non è che non sapessimo com'era il campionato di Serie D o quant'altro. Però è anche vero che la nostra paura era quella che a Sesti non si poteva e fare come tutti gli anni, che dopo essere stati quasi tutto il campionato nella zona alta, poi scivolavamo per benessere, per dire un termine, e la partita di Vado ci aveva un po' allarmato per quello, però fortunatamente è stata molto ovviamente una bacchettata importante che ci ha insegnato secondo me anche qualcosa. Insomma, non siete vecchi, ci mancherebbe altro, però avete già delle esperienze importanti. Tu sei stato anche all'estero, ricordiamo un attimo. Sì, sono stato al Cadiz, a Cadice in Spagna, in C1, per una stagione, e ho firmato un triennale, poi per una bellissima esperienza personale che sia quella della nascita di mio figlio, e legata anche alla chiamata del presidente Risaliti, diciamo che ho deciso di interrompere e tornare in Italia, pur avendo altri 2 anni, per rivestire la maglia del Chiavari, con la quale io avevo vinto il campionato d'eccellenza e poi ero andato via e non avevo avuto l'opportunità di giocare la Serie D. E quello era stato un po' un cruccio che mi era rimasto, no? Sì. Perché io l'avevo guadagnata sul campo e non l'avevo potuta giocare in una bellissima stagione. E lì in Spagna appunto siamo stati benissimo, un'esperienza culturale, sportiva e umana veramente impressionante, bellissima, la quale porterò con me, però appunto ti dicevo per la bellissima nascita di mio figlio, legata
penso all'unica chiamata che mi avesse potuto far rescindere 2 anni di contratto in C1, quale quella del presidente Risaliti, sono tornato in Italia, ecco. Invece, dato che io adesso comincio ad attaccare i pezzetti, mi ricordo forse era Lavagna, il Genoa e il Comperin, forse. Sì, giocavamo in casa a Lavagna quell'anno lì. Però insomma tu non solo Genoa Primavera, ma avevi anche qualche esperienza in C2. Sì, immagino, sì, no? Ho fatto 10 anni di Genoa che mi hanno formato sia come persona, perché poi quei settori giovanili là ti formano come calciatore, ma soprattutto come persona. Poi ho vissuto gli anni vincenti con una formazione che poteva solo che vincere. Sono uscito dalla Primavera e ho fatto 6 mesi a Reggio Emilia, sì. Poi ho fatto Valenza e il secondo anno Giacomense, ed era il mio ultimo anno da giovane. Quindi poi al secondo anno a Ferrara ho fatto una 20ina di presenze che evidentemente non sono bastate, anche per demerito mio, perché non ero il giocatore pronto per la categoria, e questo te lo ammetto proprio sinceramente. L'anno scorso sono andato a Chiavari e bene, quest'anno è il presente, bene anche quest'anno. Vittorio, ieri si è visto un gol eccezionale di Marco Firenze, questo giocatore qua, tra l'altro è di Sestri, insomma, è già una cosa positiva. Si stava perdendo sto ragazzo qua, eh? Poi insomma siete riusciti a recuperarlo. Beh, l'avevate già avuto al Chiavari. Sì, Marco Firenze l'avevamo preso, eravamo andati io e Guido Risaliti a Parma a prenderlo. Eravamo andati a parlare con Checco Palmieri, non ce lo voleva dare. Parliamo da notte dei tempi, mi sembra di parlare di un vecchio, no? Nel senso che sarà 4 o 5 anni fa. Stiamo parlando di un 93, è un ragazzo che davanti alla difesa, al grande lancio, continuavano a parlarci di questo nuovo Neskens che avevano, ma secondo me anche quando aveva visto Celestini la prima volta lui l'aveva impiegato in varie parti del campo, ma mai in quella zona. E devo dire che faceva intravedere tante cose, però lasciava anche delle pause abbastanza strane per un giocatore del suo talento. Io poi so che ha fatto delle piazze importanti, aveva trovato Indiani, credo a Pistoia, che poi se l'era portato anche a Pontedera, quindi aveva fatto anche delle... Però penso che lui dentro di sé deve fare, e ha fatto, alcune considerazioni, perché poi piano piano si è trovato molto probabilmente per sbagli suoi e in momenti anche magari in cui non era formato a dover ripartire. Io l'ho incontrato quest'estate, abbiamo avuto un colloquio che rimane nostro, nel senso che è durato credo 3 minuti e mezzo. Io gli ho ricordato soltanto che secondo me lui ha pagato il fatto che prima giocava per motivi di età e quindi lo impiegavano un po' da tutte le parti, secondo me. Credo che sia stato un altro... Quest'anno invece gli ho detto, adesso che sei diventato vecchio, cosa hai intenzione di fare? Perché prima giocavi magari per motivi vari, oggi sei vecchio, cosa vuoi fare? Lui mi ha dato una risposta da ragazza intelligente e allora gli ho detto, vattelo a conquistare, sarei conquistato. Credo che abbia fatto bene qualche esaurimento ogni tanto a questi due e a qualche donato, perché è un ragazzo un po' esuberante, ma secondo me qui a Sesta ha trovato una grande dimensione umana e tecnica. Se uno viene al campo, non ha mai visto una partita di calcio e vede Firenze di domenica, gli dicono se qualcuno delle squadre di Serie A ha prestato uno. Poi adesso dipende esclusivamente da lui, cioè se ti fa vedere certe cose poi te lo deve dimostrare, e ogni volta dimostrare sarà sempre più difficile. Lui potrebbe ripetere quello che ha fatto Simone Basso a Lavagna, quando alcune stagioni, poi è ripartito e ha fatto una carriera importante. Però dipende tanto dalla sua testa, dalla sua maturità, dall'ambiente, da tante cose. Deve imparare a combattersi il posto dalla maglia e mettersi anche in discussione a volte quando c'è qualcuno che gli fa concorrenza, senza reagire, abbattendosi, ma spronandosi, ha ancora molte margini di miglioramento, come tutti questi ragazzi. E quindi sono convinto,
non me la sento la mia. Non, io non mi sento uno scopritore di Firenze. Firenze si è scoperto da solo. Firenze ha fatto quello che la natura gli ha dato per il momento. Deve imparare a farla in maniera continuativa. Se no, butta via quello che la natura gli ha dato. Il talento non serve da solo. Allora, a casa ci sono molti tifosi che ci stanno seguendo, tifosi del Sesto. Volete dire qualcosa per domenica, così poi concludiamo la trasmissione. Iniziamo con Giuseppe. Ma io penso veramente, cioè, visti le ultime domeniche, che c'è veramente poco da chiedere ai nostri tifosi. Ma non soltanto le ultime domeniche, ma dalla prima giornata c'è stato quel gruppo della Gradinata Gori che non ci ha mai fatto mancare il loro sostegno, né in casa e né sono arrivati fino a Aosta a sostenerci. Di mercoledì infrasettimanale, perdendo giorni lavorativi, e veramente questi sono sacrifici importanti che vanno riconosciuti ai nostri tifosi. Noi, oltre che, cioè, non ai nostri tifosi, ma noi vorremmo veramente fare un appello alla gente di Sestri, al pubblico di Sestri, nel cercare di riempire ancora di più il nostro stadio domenica, per far sì che chi venga domenica a Sestri, per portarci via qualcosa da casa nostra, debba morire prima di uscire dal campo con qualcosa di nostro. Ecco. Simone? Non c'è tanto altro da aggiungere, non c'è neanche un appello particolare che serva per far di più, dare di più rispetto a quello che hanno dato in questa stagione qua, rispetto a quello che ci hanno fatto vedere domenica contro il Chieri e come in tutta la stagione. Cioè, della gente che si presenta ad Aosta in un mercoledì in un campionato non di primissimo livello, merita quello che noi gli stiamo dando anche grazie al loro aiuto. Tutto qua. Vittorio? Io vorrei fare due appelli, sì, che non riguardano i tifosi, perché i tifosi ci sono sempre stati e mi fa piacere di vedere tanti ragazzi giovani che si sono attaccati al Sesto. Il primo appello lo faccio a tutti gli operatori commerciali di Sesto Levante, quelli che ci hanno aiutato quest'anno, e ringraziandoli pubblicamente perché hanno dato fiducia alla CECA, un gruppo nuovo. Li esorto di continuare a darci una mano, perché è un momento dove economicamente serve tutto e abbiamo bisogno di qualcuno sempre più numeroso che ci assista, in particolare gli operatori economici, perché in questo momento si parla tanto del Sestri e anche la città deve imparare a meritarsi questa squadra. La seconda la faccio appunto a quegli sportivi della mia età in su, a cominciare a capire che effettivamente c'è tante cose belle. Io ultimamente non guardo molto la calcio in televisione, mi diverto molto di più a vedere questi ragazzi. Continuo a pensare che questi ragazzi possano continuare anche negli anni a venire, almeno un blocco importante, a rappresentare i colori della società. Oggi ti faccio anche, è evidente che poi d'estate possano succedere alcune cose prettamente dovute molto probabilmente a cose migliorative di carriera, e quello diventerà un ulteriore vanto della nostra società. Però oggettivamente, per continuare ad andare avanti in questo senso, abbiamo bisogno di tutti. Noi non abbiamo il mecenate che guida la società, in realtà la società, essendo dei tifosi, il mio presidente in realtà è un amministratore delegato di un'unione sportiva che è aperta a tutti, per cui chi ha intenzione di dare una mano per far crescere ulteriormente il nostro movimento, in particolare per far crescere la cosa essenziale per il nostro futuro che è il settore giovanile, abbiamo assolutamente bisogno di gente che investa su di loro, in modo da poter unire questi vagoni a questa locomotiva di prima squadra che è partita. Adesso dobbiamo attaccarci tutte le altre componenti, per cui la juniores, gli allievi e tutto il movimento del settore giovanile, su cui Bertolino sta facendo veramente un ottimo lavoro.
per cui abbiamo bisogno di questo. Voglio pubblicamente ringraziare chi per tutto l'anno è stato nell'ombra, Paolo Santini che ha lavorato tutto l'anno, Francesco Bacigalupo che è un direttore generale, che è un beniamino dei tifosi ma non si fa mai vedere, ma ha dedicato, credo abbia fatto più campo dei giocatori, la Simona Lambruschini che è la sua, e la sua, oltre ad essere l'accompagnatrice della squadra, e ci fa fare anche bella figura anche dal punto di vista estetico, è una ragazza preziosissima. Io ho avuto la fortuna di avere Roberto Vandanesi, che credo sia stato veramente tartassato dal mister per recuperare tutti i video delle partite, e ha fatto i salti mortali, ma sono tutte componenti di piccole, sembrano piccole figure, ma sono grandi figure, perché hanno dato in maniera gratuita la loro situazione. Abbiamo avuto la crescita di un ragazzo che è partito da Ultras, si è vestito da magazziniere, torna a Ultras e ritorna a magazziniere, come Roberto Roby Massa, e poi la crescita morale di tutta la tifoseria. Questo è un ringraziamento che mi sento di fare, a parte a Beppe per le scarpe, perché veramente quando mi si è presentata al campo queste scarpe, no, io non glielo volevo firmare. Meno male che non riusciamo a inquadrare, no. No, non inquadrare. Però. Se vuoi te le alzo. No. No, no, ma se ci tieni, facciamole vedere le scarpe. Voglio dire. Soltanto Buick Vaccarezza potrebbe apprezzare. Ecco, giusto Buick Vaccarezza, le facciamo giusto vedere queste scarpe? Perché sì. Almeno sta il campione contento. Allora vediamo un attimo, ti stanno orientando, sì, la telecamera. Ecco, tanti, veramente. Grande personalità, Beppe, che richiede, grande personalità che richiede il ruolo. Diciamo. Queste scarpe mi sono preso solo 20 gol. Veramente. Allora, siamo arrivati alla fine di Punto Sport, che è anche l'ultima puntata per questa stagione. Io ringrazio Vittorio Raffo, grazie a tutti. Simone Pettati e Giuseppe Santampiano, che sono il direttore sportivo, difensore e portiere del Sesto Levante. Io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a Punto Sport con le immagini e in regia. Punto Sport è una trasmissione che è dal 91, quando ancora Vittorio Raffo giocava a pallone e qualche gol lo prendeva, ed è ancora qua dopo 25 anni a tenervi compagnia, e vi terremo compagnia anche nella prossima stagione, quando cominceranno i campionati a settembre. Quindi io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona estate, ci vediamo a settembre.